tutti ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato al consueto aggiornamento del mercoledì di Sensei Awakening. Aggiornamento, metto subito le mani avanti prima che me lo dimentico, ragazzi, buggatissimo. Al momento in cui io sto registrando, considerate che sono più o meno, è l'una del pomeriggio, e il gioco è tornato attivo da circa un'oretta, manutenzione che è durata un po' più del dovuto, ma pare che ci siano vari bug del tipo che mi hanno già segnalato che la gente non riesce a giocare le partite di Galactic Duel perché si chiude automaticamente il gioco. Stessa cosa per uno degli eventi che adesso andremo a vedere, che riguarda proprio Odysseus. Non so se sono dei bug dovuti magari al sovraffollamento dei server, perché solitamente quando la manutenzione si propaga più del dovuto, poi tutta la gente tende ad accedere nello stesso momento e questo crea un po' di problemini ai server, ma oppure potrebbe anche darsi che proprio la versione del gioco che è buggata di suo. Non mi stupirebbe, devo dire la verità, non mi stupirebbe neanche in questo caso. Lo scopriremo solo col proseguo della giornata, perché mano a mano che passeranno le ore, in teoria il traffico di rete verso il gioco dovrebbe un pochettino andare scemando, e se dovessero persistere gli stessi bug, allora vuol dire per forza che è una questione di versione del gioco e dell'aggiornamento. Comunque, dicevamo, rerun per Odysseus di Ofiuco, il nostro 13° cavaliere dorato della casa del Serpentario. Ok. Personaggio dell'anniversario. È il personaggio dell'anniversario, per chi non lo conosce, è il nuovo personaggio di punta, diciamo così, introdotto in Sensei Next Dimension, che è la parte canonica del manga attualmente in corso e che tra altre cose doveva riprendere proprio a novembre. Siamo fermi al capitolo 95 da un secolo e mezzo, se non ricordo male, devo controllare se è uscito il 96. Poi, benedizione della benedizione della, poi capite perché io gioco in inglese e non in italiano. Vabbè, l'evento per il Cosmo con i doppi attributi. Se non ho capito male, addirittura in questo caso si parla di Cosmo con triplo attributo. Vorrei dire una cavolata, se ho detto una cavolata chiedo scusa, però per sentito dire mi sembrava che addirittura questa volta la benedizione della reincarnazione, che è il nome che di solito danno in italiano a questo evento, dovrebbe dare un cosmo addirittura con triplo attributo. Offerta speciale, pay, poi sconto scrigno dell'armatura e anche in questo caso ricarica 5 giorni per ottenere uno di 4 scrigni dei cavalieri A, tutte cose che è meglio andare a spiegare direttamente perché visti così si capisce niente. Questa, che è la cosa più bella e che darà anche la copertina a questo video, è il doppio repair clot sia per Shion che per Nebula Shun, Andromeda della Nebulosa, non so come l'hanno chiamato in italiano, Andromeda della Nebulosa, Nebulosa di Andromeda o qualcosa. Io chiamo Nebula Shun perché in inglese mi piace chiamarlo così, e che saranno i due personaggi che andremo ad esaminare, tra virgolette esamineremo solo gli effetti del repair clot, dato comunque Odysseus già lo trovate nel video dell'anniversario. Chiudendo le notifiche, venendo al nostro, beh, intanto vediamo la benedizione della reincarnazione. Come sapete, qua dovete scegliere un cosmo a caso del quale voi volete avere dei doppi attributi, benedizione tre diverso, ok, dei doppi attributi. Io dico sempre doppi attributi, poi ripeto, se sono diventati tripli tanto meglio, però scegliete un cosmo. A mano che andate avanti, più gemme utilizzerete, più probabilità avrete che quel cosmo vi uscirà con il doppio attributo che avete deciso voi. Io non lo faccio, mai fatto, e temo che purtroppo mai non lo farò, però per chi vuol competere in PvP, che vuole pomparsi dei personaggi come si deve, il doppio attributo è d'obbligo. La speed, se volete chiedere che cosa mi conviene, la speed, scegliete sempre la speed, scegliete sempre la velocità, perché tanto ormai si è capito, questo gioco non si discosterà mai da un meta fatto di sola velocità. Castello di Ade, invito alla festa, tutti gli eventi che hanno in sottofondo Pandora per me meritano a prescindere. In questo caso abbiamo delle missioni da completare in 3 punti, fascino, ricchezza e VB, che credo che voglia dire valore in battaglia, la butto lì così. Ad ogni modo, nel fascino, cliccando sul fuocherello, ok, non si clicca da nessuna parte, sotto dove c'è aumento abilità,
Allora, qua addirittura me lo mette in francese. Consumar 80 points d'endurance. Vabbè, ok, consumate 80 punti di stamina. Distribuite 5 cuori, regalate 5 cuori. E ottenete 60 punti attività. Bello, mi piace che me l'hanno francesizzato. Poi, partecipate nel Galactic Duel una volta, ripeto, è buggato. In questo caso lo so perché ci ho provato, o almeno in questo momento. Partecipa alla sala d'addestramento 10 volte, ottieni una vittoria nel Tesori del Gran Sacerdote avanzati, quindi quelle con le mappe specifiche del Gran Sacerdote. Ricchezza, evocazione, fai un'evocazione comune 3 volte, normalissimo, tanto un'evocazione comune qualsiasi te ne dà già 5, quindi chi se ne frega. Usa 5 mappe del tesoro comune e fai un acquisto del vigore utilizzando diamanti. In base ai punti che noi otteniamo, ci vengono riconosciuti dei frammenti di tomi abilità utilissimi. Forse la cosa più utile in questo momento, i tomi abilità in generale, è la cosa più utile in questo momento nel gioco. Poi, risveglio delle armature, raggiungi 80 punti di attività ogni giorno, apri uno scriglio materiale armatura raro 3 volte al giorno e poi come accesso giornaliero possiamo riscattare uno scrigno esclusivo di Nebula Shun e di Shion. Rivoluzione stellare, l'accesso giornaliero per 3 giorni, tra le altre cose, ricordatemela questa cosa, perché la rivoluzione stellare chiede di aprire 3 scrigni dell'armatura limitata. Se voi volete ottenere questo bonus, 3 scrigni limitati dell'armatura in un giorno, se voi volete ottenere questo bonus, vi conviene per i prossimi 3 giorni accantonare gli scrigni di Demona Shun e di Shion, non aprirli subito, e al terzo giorno, quando ne avete 3, aprirli tutte e 3 insieme, almeno riuscite a portarvi a casa uno di questi bonus. Naturalmente poi questi scrigni possono anche essere acquistati, quindi questo bonus lo potete anche portare a casa tutti i giorni se volete acquistare gli scrigni, nessuno ve lo vieta. Tempesta dell'Animalosa uguale a Rivoluzione Stellare, perché Rivoluzione Stellare è per Shion, Tempesta dell'Animalosa è per Andromeda. Il 13° risveglio, altro evento purtroppo buggato in questo momento, almeno per quello che riguarda Odysseus, è lo stesso evento che ci è stato proposto all'anniversario, che viene proposto per ogni Saint quando viene messo nelle estrazioni, una storiella iniziale che ci introduce il personaggio di Odisseo, qualche battaglia che ci permette di prendere la dimestichezza con la sua costellazione. Ogni battaglia che vinciamo ci dà come ricompensa la lettera di Odysseus, in realtà non è una lettera ma è tipo il suo scettro, il suo bastone, che possiamo utilizzare dove c'è lettera di Odysseus, che è appunto il relativo mercato, che è standard come tutti quelli di sempre. Ricarica per ottenere dei cavalieri A, 1 su 4, ricarica è il loro modo gentile per dire cacciali soldi, quindi tu cacci gli soldi per un tot di giorni e se spendi un totale di $10 suddiviso in una settimana, non siete obbligati a spenderli tutti i giorni, comunque se spendete un totale di $10 nell'arco di questa settimana, oltre ad ottenere tutti questi skill tome shard, questi shard dei tomi blu, potete ottenere anche uno scrigno dove a vostra scelta otterrete uno di questi 4 personaggi: Gelos, Raimi, Valentine e il Giganto. Giganto sarebbe questo ciclope giganto, che personaggio a pagamento di tipo A. Lettera di Odysseus l'ho già detto, sì, lettera di Odysseus l'ho già detto. Spesa totale, il classico rimborso dei coupon, perché poi il rimborso, il rebate per le estrazioni a tema. Ogni tot di estrazione a tema che fate, il gioco vi ridà indietro qualcosina anche in termini di oggetti vari. Combatti nell'arena dei cavalieri, partecipa alla guerra galattica 3 volte al giorno. Io già 2 su 3, ma non mi fa giocare. Vinci una partita nella guerra galattica, mi piacerebbe, zio. Partecipa alla sala d'addestramento, partecipa all'arena dei cavalieri, quelli li potrò fare più tranquillamente. E poi il classico login mensile. Andiamo a vedere quindi, bando alle ciance, come sono cambiati il buon Shion e Nebula Shun. Intanto, così per non sapere né leggere né scrivere, il gioco mi ha buggato Doko. La vedete questa carta dorata? Sarebbe Doko della bilancia. Me l'ha buggato, non me lo fa più vedere. Ma perché sta cosa? Cioè, mi rimane su. Le statistiche sono le sue, ma. Ok, bello.
divertente. Allora niente, andiamo direttamente, partiamo con Shion, che è il primo che mi è capitato sotto mano. Armatura, vediamo come cambia. Allora, io in questo momento il Sacro Ariete ce l'avevo a 2. Com'è nella sua versione standard? Attacco fisico principale di Shion dell'Ariete, che sacrifica il 30% dei suoi punti salute massimo e infligge danni fisici a un nemico pari al 215% dei punti salute sacrificati, motivo per il quale questo era un personaggio da potenziare a manetta con gli HP. Più HP aveva, più faceva danno. Ridotti dalla difesa fisica, sacrifica un punto salute quando il livello di punti salute è sotto il 30%. Se la veste di cristallo è attiva, che è il suo muro, infligge danno fisico aggiuntivo pari al valore rimanente dello scudo raffigurato dalla veste di cristallo. Gli dava anche un bonus in base a quanta vita aveva lo scudo che aveva messo sul campo. Adesso, con il Repair Clot, abilità fisica definitiva di Shion, qua principale adesso è diventata definitiva, perde una quantità di punti salute pari al 30% dei suoi punti salute massimi, e fino a qui vedo che non è cambiato, e infligge una quantità di danno fisico pari al 220% dei punti salute persi a un nemico. Prima era 215, quindi è cambiato a livello 2, naturalmente, bisognerebbe vederla com'è a livello 5 poi. Recupera il 25% di punti salute se il nemico muore. Ok, questa cosa è già un pochettino più interessante. Quindi se lui ha un botto di punti salute e riesce a shottare il nemico direttamente, recupera comunque un quarto dei punti salute che ha perso. Va bene, ci sta. Se gli alleati sono protetti da veste di cristallo, che è la sua barriera, l'effetto di condivisione danni del nemico, tipo i tralci di Nemesis, sarebbero la fune di Jun, lo scudo di Sirio Divino e il contratto di Ade, ma non lo scudo e la protezione di Andromeda Divino. Ok, ho capito. Viene ignorato e infligge una quantità di danno fisico pari al valore rimanente della veste di cristallo. Mi devo un po' ingegnare per capire com'è sta roba. Allora, intanto si attiva solo se qualche alleato è protetto dalla veste di cristallo, quindi dalla sua barriera. Automaticamente, se nessun vostro alleato ha quella barriera davanti, questo effetto, per come lo traduco, non dovrebbe attivarsi. Ma se gli alleati sono protetti dalla veste di cristallo, l'effetto di condivisione dei danni, che di solito viene ripartito dalla liana di Jun, piuttosto che dallo scudo di Sirio. Sapete che lo scudo di Sirio Divino fa prendere un tot di danni a chi subisce l'attacco, ma un tot di danni soprattutto a Sirio Divino. Viene ignorato e quindi la quantità di danno fisico riesce comunque a fare una quantità di danno fisico pari al valore rimanente della veste di cristallo. Credo che sia pari al valore rimanente in termini di vita, di punti, della veste di cristallo. Ok, se non avete capito niente, tranquilli ragazzi, sto facendo una fatica boia a capirlo anch'io, però da quello che ho capito è diventato una specie di anti-Jun. E non è male, considerando che Jun è ancora il personaggio forse che io personalmente banno più di tutti in assoluto durante il Galactic. Ci sta, però oggettivamente, visto così, vi devo dire la verità, era un personaggio che non mi entusiasmava prima. Tutto sommato non mi entusiasma neanche adesso con questo repel. Però io parlo da nabbo del PvP, magari qualcuno che ne sa di più potrà smentirmi. Discorso leggermente diverso per Nebula Shun. Nebula Shun ha avuto una grande sfortuna. È stato uno dei primi personaggi introdotti del gioco a richiedere veramente una quantità esasperante di tomi abilità per poter essere potenziato a dovere. In realtà questo nel tempo è diventato uno standard per quasi tutti i personaggi del gioco. Ormai anche tra i cavalieri S raramente ne trovate uno che si possa definire veramente valido senza sacrificarci almeno 15-20 tomi abilità. Però Nebula Shun a suo tempo, da questo punto di vista, è stato un po' precursore di questa cosa, e in pochissimi ci hanno investito veramente tanto sopra. In realtà, investendoci il giusto, già all'epoca faceva il suo discreto disastro. A
Adesso, devo dire la verità, il suo Reaper Clot mi sembra nettamente migliorato. Beh, nettamente migliore rispetto a quello di Shion, per quello che mi riguarda, ma lo migliora nettamente anche come personaggio. Tempesta della Nebulosa. Nella versione standard, la rapida accelerazione della corrente della nebulosa provoca la formazione di una violenta tempesta, ok, che infligge il 180% di danno cosmico a un bersaglio. Questo a livello 1, perché io questo l'ho tenuto a livello 1. Se viene spazzato via dalla corrente della nebulosa, ogni carica del flusso d'aria gli infligge un ulteriore 160% di danno cosmico. Quindi, oltre al 180 di danno normale, si beccava un altro 160 in base a quante cariche aveva, in quante stack aveva. Con il Repair Clot, corrente della nebulosa crea una tempesta dopo l'aumento di velocità infliggendo il 180% di danno cosmico a un bersaglio, e fino a qua è rimasto normale. Se il bersaglio viene intrappolato nella corrente della nebulosa, ogni carica infligge il 180% di danno cosmico aggiuntivo, e qua è già aumentato del 20%. La cosa più importante però è questa: dopo l'attacco tutti i nemici sono colpiti dalla tempesta della nebulosa e subiscono il 70% di danno cosmico aggiuntivo. Non è tanto visto così, ma il bersaglio principale guadagna 3 cariche di corrente della nebulosa, e quindi al giro successivo sono 3 cariche per 180% di danno cosmico, e coloro che effettuano un'azione prima e dopo guadagnano 2 cariche. Quindi anche per loro 7-7 140% di danno cosmico. Tutti gli altri nemici guadagnano una carica. Tutti gli altri nemici praticamente sono altri 3 personaggi della squadra avversaria. Quindi è un personaggio che fa danno nel tempo. Più si propaga, più si prolunga il combattimento, e lui alla lunga riesce a fare più danno non solo al bersaglio singolo, ma anche a tutti quelli che rimangono sul terreno. Ora, naturalmente, questo 180% può essere tanto o poco a seconda di quante stack e di quante cariche avete su ogni singolo bersaglio, idem per il 70%, però capite che, insomma, rispetto a prima, è un personaggio, a mio modo di vedere, che ha avuto un power up non da poco. Devo capire bene se si può inserire o meno nel meta con tutti i personaggi esagerati che sono usciti in quest'ultimo periodo. La gente tende sempre a preferire, giustamente aggiungo io, perché è il gioco che ti spinge a quello, a preferire i giocatori, i personaggi che tendono a far fuori subito gli avversari, non a logorarli nel tempo. Credo che sia un gioco in questo momento ancora basato sul prima faccio fuori personaggio X e meglio è. Quindi non so se questo Nebula Shun può reinserirsi o meno nel meta, però ripeto, io parlo da completo nabbo del PvP, quindi se qualunque altra persona che ne sa più di me volesse smentirmi, io tanto di cappello e posso solo che ringraziare in tal senso, perché imparo qualcosa. Visto così, comunque ripeto, mi sembra un bel personaggio, ma devo ancora un po' capire come riuscire a indirizzarlo eventualmente, in quale squadra, in quale team utilizzarlo. Detto questo, faccio una prova veloce per vedere se magari, visto che adesso è passata un'ora da quando è un'ora e mezza da quando è finito l'aggiornamento, se hanno magari sistemato questa cosa del bug del PvP. E niente ragazzi, purtroppo continua a crashare malamente. Tra altre cose mi segnalano che non crasha solo nell'evento di Odysseus o solo nel Galactic, ma sta praticamente crashando in qualunque evento dove venga richiesto di schierare un qualsiasi team sul terreno di gioco. Non si capisce se è un bug dovuto magari a un personaggio specifico che si è rotto, se è una questione di server, se è proprio un bug dell'aggiornamento. Fatto sta che anche se provate a sconfiggere il fantasma dell'ariete, dell'evento, delle missioni giornaliere, ecco, crasha anche in quell'istante. Hanno combinato un casino, speriamo che risolvano veramente entro oggi, più che altro anche per le missioni giornaliere, perché poi sta roba, già questo gioco ti forza praticamente a sfruttare tutto quello che di giornaliero puoi fare a livello gratuito. Se si buggano anche quelle cose lì, tanti saluti. Ad ogni modo, chiudiamo con questa novità. Per la settimana che andrà dall'11 fino
al 17, i fortunati possessori di dispositivi Huawei o comunque persone che dispongono di un account, di un ID Huawei, un account App Gallery, potranno sfruttare questa promozione con tre coupon ogni 24 ore. Promozione che già abbiamo conosciuto, c'era proposta dal post anniversario e ormai viene proposta abbastanza con regolarità. Dovete avere naturalmente Sensei Awakening collegato al vostro account Huawei, al vostro ID Huawei, semplicemente sfruttando il link che vi lascerò sotto in descrizione e riscattando suddetti coupon otterrete il relativo sconto in game. Potete riscattare, come vi dicevo prima, fino a 3 coupon al giorno. I coupon sono quelli che vedete: un coupon per un acquisto minimo di 1,90 euro, 1 euro di coupon per un acquisto minimo di 1,99 euro, 2 euro di coupon per un acquisto minimo di 8,99 euro, 22 euro di coupon per un acquisto minimo di 87,99 euro. Durante l'attività ogni utente può ricevere 3 coupon nelle 24 ore. Ci sono 300 coupon da 1 euro, 200 da 2 euro, 60 coupon da 22 euro. La promozione terminerà quando tutti i coupon verranno esauriti, quindi non è una cosa per sempre. Ragazzi, dovete fare in fretta fino a quando potete ancora approfittarne. Che bello che riesco a scorrere col cellulare, col dito, mentre non sono abituato a queste cose così tattiche, mentre registro il video. E niente, ragazzuoli, per oggi era tutto quanto. Le promozioni di App Gallery poi continueranno anche settimana prossima. A partire dal 18 dovrebbe essere in game, se le voci di corridoio sono vere. Io faccio ancora fatica un pochettino a crederci. Però, visto che lo stanno dicendo tutti, lo dico anch'io e ci credo anch'io, dovrebbe arrivare Yoga con l'armatura divina. E anche lì dovrebbero arrivare delle nuove promozioni, naturalmente, di App Gallery. Quindi rimanete sintonizzati, ragazzuoli. Per oggi era tutto, perché pool non ne ho da fare, dato che comunque Odysseus già ce l'ho sin dall'anniversario. Se lo vorrete pullare, in bocca al lupo per le vostre estrazioni, ma appunto, come dicevo prima, anche in virtù di quello che deve arrivare. Occhio, tenete sempre da parte qualcosina. Per quello che riguarda Sensei Awakening, ci vediamo con l'aggiornamento di mercoledì prossimo. Pace belli, alla prossima!